aspettiamo un po'. Si perde gente piuttosto che guadagnare. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Sono molto contenta di essere qui a presiedere, dove presiedere forse è un po' esagerato, dato che il mio compito sarà dare la parola ai colleghi che sono i veri relatori e che parleranno delle elezioni europee 6 mesi dopo, cioè che cosa è successo in questi 6 mesi e quale bilancio si può trarre dopo 6 mesi. Ed è per un caso del tutto fortuito questo incontro, si ha proprio il giorno dopo la fine di questa cosa che vedevo i giornali oggi, è stata chiamata una rissa o, a seconda dei casi, una pantomima, e molti hanno messo in luce sulla stampa come di fronte alle sfide che attendono, che sono già presenti per l'Unione Europea dalla guerra in Ucraina e dalle intenzioni di Putin, che chissà dove vuole andare a parare, visto anche il nuovo apporto delle truppe nordcoreane e visto la guerra in primo luogo, la possibilità da non escludere che gli Stati Uniti di Trump vogliano fare un accordo con la Russia di Putin che passi un po' sopra le spalle degli europei. Poi gli Stati Uniti di Trump sono tutte un enigma. Le cose che Trump ha detto in campagna elettorale riguardo anche alla nuova strutturazione della NATO, insomma, rappresentano un'incognita. La decisione della anche questo, la minaccia da parte di Trump di lanciare una guerra commerciale contro la UE, insomma, ci sono tante di quelle cose che l'Europa deve fare, che in effetti lo spettacolo che è stato dato in questi 5 mesi e passa dalle elezioni europee, la difficoltà cioè di nominare alla fine, di formare la Commissione, fa un po' pensare, fa un po' riflettere. Qualcuno ha notato che il 20 gennaio è la data scelta, come sappiamo, per l'insediamento del presidente americano, e questa data era stata scelta nel 1788 tenendo conto dei tempi che erano necessari per arrivare a Washington quando ancora si andava a cavallo, no? E quindi da un lato gli Stati Uniti che in 2 mesi e poco più insediano il nuovo presidente, dall'altro un'Europa che invece, presa da tutta una serie di vorticose ricerche, di equilibri e di operazioni che sanno un po' di alchimia, insomma, in qualche modo arranca sempre con riguardo soprattutto ai tempi. Ecco, dopo questo afflato ottimista e pieno di speranza, do subito la parola a Enrico Borghetto, che è il nostro docente di The European Union in the Contemporary World, poi ad Anna Bosco, che è professoressa di politica dell'Unione Europea, qui nell'edificio accanto, ricordando a entrambi che hanno 20 minuti a disposizione. Il mio compito sarà di controllare rigorosamente l'orologio, perché sapete che fra un'ora inizia poi un'altra sessione che sarà quella finale. Enrico, grazie. Grazie mille Bruna, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qui. Allora, io volevo cominciare con un retroscena, e di retroscena ne sono accaduti anche, diciamo, ultimamente. Soltanto questa notte abbiamo saputo che effettivamente è stato trovato un accordo sulla Commissione. Il retroscena è che non volevo fare delle slide, poi ChatGPT ha fatto questa opera d'arte e quindi mi sono dovuto mettere ieri sera a lavorare, gli ho fatto delle slide. Comunque spero che appunto vi permetterò di accompagnare insieme a Chat, cioè l'ha fatto lui, siamo in due, io e lui, tu e lei.
Allora, no, a parte questa faccezza, praticamente il titolo del mio intervento è Il pendolo dei popolari. Quello che voglio appunto trasmettervi è quello che abbiamo osservato negli ultimi mesi, no? Questa tendenza che è occasionale del Partito Popolare Europeo di, diciamo, in maniera molto opportunistica, creare coalizioni a sinistra e anche a destra. Allora, quindi non, diciamo, privilegiando poi quello che è che gli consente di ottenere il massimo vantaggio immediato. In Italia parleremo dei due forni, ho provato a fare anche un'immagine, un titolo con i due forni, non funziona altrettanto bene, quindi vi tenete questo. Quindi non è la formazione, per chi sa, conosce la politica europea, non è il problema quello di queste coalizioni anche trasversali a volte, ma è il fatto che questo approccio del PIE appunto può portare appunto prima di tutto a far crollare quello che è il cosiddetto cordon sanitaire nel lungo periodo. E questa è la mia, diciamo, può anche portare, rischia di mettere a repentaglio, di minare la costruzione di nuove maggioranze su questioni chiave, può anche portare a uno sbilanciamento nei poteri tra Parlamento, Commissione e Consiglio e può avere anche riflessi di politica interna sugli Stati membri. Allora, detto questo, sappiamo che è un po' presto per fare valutazioni, ok? Quindi prendete sempre quello che dico con molta cautela. Un'altra cosa che non farò, perché la diamo per scontata, è non vi dirò qual è stato l'esito delle elezioni, ok? Comunque sappiate che diciamo il baricentro oggigiorno in questo nuovo assetto è il PPE e questo è un ingrediente che deve essere chiaro fin dall'inizio, ok? I popolari sono il vero e proprio baricentro di questo Parlamento. Partiamo quindi dalle coalizioni. Allora, perché questo pendolo, diciamo, dei popolari può essere pericoloso per la costruzione di coalizioni? Beh, se andiamo indietro di soli, diciamo, a questo luglio, sembrava che la coalizione, la cosiddetta coalizione Ursula, tenesse. Ok? Abbiamo avuto una rielezione di Ursula von der Leyen con 401 voti, quindi con una maggioranza ben più larga dei voti che aveva ottenuto nel suo primo mandato. Ad aver votato per Ursula von der Leyen, vi ricorderete, sono stati i Verdi. Quindi non solo diciamo, la coalizione Ursula aveva tenuto, ma era stata anche rafforzata dai Verdi, quindi sembrava che arrivassero diciamo, dei segnali incoraggianti. A una più attenta lettura, che cosa è accaduto? Beh, è accaduto che Ursula von der Leyen, alla fin fine, e i popolari sono i veri vincitori, nel senso che hanno fatto rieleggere la loro candidata, ma con un'agenda che è nettamente più spostata a destra, soprattutto su temi ambientali, facendo anche ingoiare parecchi rospi ai partner che avevano votato per lei. Quindi un inizio che possiamo dire si regge su un equilibrio abbastanza precario. E infatti questo fragile compromesso già durante l'estate, quando si è cominciato a parlare di commissari, di nomine di commissari, già sono emersi i primi malcontenti, soprattutto sul fronte socialista. Cosa è successo nel fronte socialista? Beh, i socialisti si trovano con intanto una presenza in consiglio, come sappiamo, molto risicata, ma anche in commissione alla fine sono riusciti ad ottenere
pochissimi commissari, e tra l'altro il loro Spitzenkandidat, non so se ve lo ricordate, Schmidt, non è stato neanche riconfermato come commissario del Lussemburgo. Per questo quello che hanno fatto i socialisti è stato tracciare una linea rossa, che è quella nella figura di Teresa Ribera, che la vedete in questa immagine. Una candidatura non negoziabile, soprattutto perché il suo nome è stato scritto sotto un portafoglio importantissimo in questa commissione, che è quello della transizione ambientale, che è un portafoglio strategico perché unisce competenze sia legate all'economia, alla concorrenza, che alla transizione ambientale. Quindi importantissimo, non si negozia su questo. Per tenere, per riuscire a fare questa amalgama molto complessa, cosa ha fatto la von der Leyen? Invece dei tre vicepresidenti esecutivi, ne ha creati sei. Il problema è che tra questi sei c'era anche, come sapete, Raffaele Fitto, legato ai conservatori, come sappiamo, però con un passato nel PPE. La reazione di socialisti, verdi e Renew è stata un no chiaro a Fitto, soprattutto dei socialisti. Hanno detto: non siamo contro, la figura di Fitto, ma con l'assegnazione di una competenza, comunque di una posizione così importante nella commissione, quale la vicepresidenza, a un membro dei conservatori. Allora, come sappiamo, per chi di voi è stato come me a seguire le vicende questa notte, il conflitto sembra rientrato. Rimane un accordo, pare che ci sia un accordo, non so se l'hanno scritto su un tovagliolo, queste cose che non sappiamo, quindi un altro retroscena. La mia sensazione è che sia un accordo comunque molto labile, e vi dico perché. Perché nel frattempo il pendolo ha cominciato ad oscillare, tanto che si parla di una nuova maggioranza. Chiaramente questa è una boutade, probabilmente giornalistica, è chiamata maggioranza Venezuela, ok? Cioè una convergenza, mi pare, verso ottobre, tra popolari, ICR e destra radicale, al momento della votazione su una risoluzione sulle recenti elezioni venezuelane. Questa però non è stato un caso occasionale, un'evenienza occasionale, ma si è ripetuta questa convergenza, la chiamo, con il voto sul bilancio 2025, non tanto sulla proposta del Parlamento, ma sul documento che accompagna la proposta del Parlamento, in cui il Parlamento giustifica perché ha chiesto così tanti soldi, perché ha chiesto determinate spese. E popolari e ancora le forze di destra hanno votato due emendamenti, uno su hub di rimpatrio e uno su barriere fisiche alle frontiere. Il testo non è passato, ok? Quindi ci hanno fatto anche una figura un po' grama. Comunque, altro esempio, di convergenza. La vedete, è questo articolo qua sopra. Il terzo non l'ho messo, ok, però anche questo ha avuto il suo spazio nei giornali, che è sul regolamento UE sulla deforestazione. Ancora una volta, convergenza tra popolari, ICR, destra radicale, più, e questa è la cosa più interessante secondo me, una parte di Renew, ok, dei liberali, che si è staccata e ha votato con questa nuova coalizione. Cosa hanno votato? Per annacquare il disegno di legge della Commissione. Se andiamo a vedere però qual è stata la risposta del Consiglio, è stata una risposta addirittura più green, nel senso che ha detto: no, noi non vogliamo la proposta annacquata del Parlamento, vogliamo tornare alla proposta della Commissione, che è una cosa interessante, non me l'aspettavo.
Allora, perché questo pendolo quindi è importante? Qua si arriva, diciamo, al primo punto che vorrei sottolineare, che è quello che spacca la coalizione Ursula a lungo andare, la erode, ok? E non sappiamo quanto importante è la tenuta di questa commissione in questo momento. Perché? Perché ci sono molti dossier sul tavolo e ce ne verranno molti di più, molti altri. Io ne posso citare alcuni. Tra poco si comincia a trattare del quadro finanziario 2028-2034. Bisogna parlare del fondo per la competitività, che è tanto caro anche alla von der Leyen, fondo per la ricostruzione dell'Ucraina. Io vi ho messo soltanto proposte che hanno a che fare con impegni finanziari, non so se avete notato, ok? Quindi sono, diciamo, i dossier più delicati, ed è su questo che bisogna fin da ora, ok, sedersi attorno al tavolo e cercare delle quadre, ok? Il problema è che se incominciamo con diciamo con questa movimento ondivago, opportunista e molto disinvolto, c'è il rischio che non portiamo a casa queste decisioni molto importanti. Per il momento non dovrebbero esserci invece sorprese sul bilancio europeo per il 2025. Vediamo cosa succede il 27 di novembre, segnatevelo in agenda. Secondo punto, equilibri istituzionali, quindi un Parlamento diviso e comunque preda di impasse rischia di essere più debole nella negoziazione con le altre istituzioni. E per farvi capire perché questo è interessante, vi porto un po' indietro nel tempo, scorsa legislatura, forse non ha fatto scalpore, ma alcune delle maggiori decisioni che sono state prese per affrontare la crisi pandemica, quindi diciamo le misure più emergenziali, sono state approvate con questa procedura, diciamo, accelerata, che è il cosiddetto articolo 122, per cui Consiglio e Commissione possono diciamo prendere queste misure d'emergenza senza il coinvolgimento parlamentare, e sono state prese parecchie decisioni, tra cui anche Next Generation EU alla fin fine ha avuto, diciamo, l'abbrivio grazie a questa misura. Il fatto è che comunque quello che ha decretato è un ruolo limitato per il Parlamento, che conta abbastanza poco poi nella struttura di Next Generation EU. Okay? Nonostante sia la flagship, diciamo, la misura più importante per il nuovo Parlamento. Ha recuperato terreno, diciamo, il Parlamento nell'ultima legislatura? Beh, è difficile dirlo. Andiamo a vedere cosa ha fatto, ad esempio, nel momento delle audizioni, che come sapete è uno dei momenti in cui la Commissione deve rendere conto al Parlamento, in cui i parlamentari hanno la possibilità di fare domande scomode e di chiedere garanzie ai commissari circa la loro agenda. Allora, dal punto di vista, diciamo, della cerimonia, è tutto funzionato molto bene. Sono 70 ore, penso, di audizione, ok? Penso 3 ore in media per ciascun commissario. Ma nella sostanza, che cosa è successo? Beh, nella sostanza è successo che le vere domande sono state fatte, diciamo, nelle prime ore, dopo si è cercato anche di allungare un po' il brodo, e soprattutto c'è stato una politicizzazione che non era mai accaduta, soprattutto nelle ultime audizioni, che sono state quelle con i vicepresidenti esecutivi, in cui si è cercato veramente di mettere alle strette il candidato, ma su questo so che dirai qualcosa anche tu. Cosa succede? E tutto questo per cosa? Per un'approvazione del pacchetto intero, cosa che non succedeva dal 1999.
Come si legge questo? Allora, è un indebolimento del Parlamento. Io sospenderei il giudizio. Perché? Perché c'è un accordo che è stato preso tra Metsola e la von der Leyen su alcuni principi, che sono i principi della revisione dell'accordo quadro tra Commissione e Parlamento. Voi sapete che ci sono i cosiddetti accordi interistituzionali che regolano, diciamo, le relazioni tra le varie istituzioni. Questo tra Commissione e Parlamento ha 14 anni e quindi sembra che sia arrivato il momento di rivederlo. Quello che è stato discusso prima delle audizioni, quindi chiaramente con l'intento di dire io ti faccio passare, diciamo, la tua commissione, ma tu in cambio mi dai alcune garanzie su questa revisione, appunto potrebbe essere questa la spiegazione per la quale il pacchetto di commissari alla fin fine è passato. Ce ne sono altre di spiegazioni. Cosa contiene questo accordo? Beh, l'accordo è: se ricorrete all'articolo 122, fatecelo sapere, comunque tenetelo, diciamo, date maggiore trasparenza alle vostre decisioni in periodo di emergenza. Sto per finire. Possibili riflessi interni. Io su questo dirò molto poco perché so che la mia collega Anna Bosco ne parlerà ampiamente. Io faccio soltanto una breve riflessione, che l'allineamento con le destre su alcuni temi è rischioso. Perché? Perché può essere mal percepito dall'elettorato, ma questo non soltanto a livello, diciamo, europeo, ma anche a livello nazionale. Se si normalizzano i discorsi dell'estrema destra, sapete, a lungo andare, quindi si vota ad esempio i popolari che votano per gli hub di rimpatrio insieme alle estreme destre, sapete, c'è il rischio che a lungo andare gli elettori, dovendo scegliere, e naturalmente favorevoli a queste misure, dovendo scegliere tra la copia e l'originale, sapete, scelgono l'originale. Questo potrebbe quindi scoppiargli in mano ai popolari. Allo stesso tempo potrebbe, pensate, questa continua a ammiccare all'ICR, è pericoloso per i popolari, perché io qua vi ho messo un momento che è che il prossimo anno ci saranno le elezioni in Polonia. E quindi in Polonia c'è questa situazione molto, molto ambigua e molto scomoda, per cui da un certo punto Tusk, che è dei popolari, amica ICR, però ICR in cui effettivamente ci sono anche membri del PIS, quindi è un problematico come situazione. Quindi riflessi di alleanze tenute ricercate a Bruxelles diciamo sulla sfera interna. Non è tanto in Germania questo problema, anche se effettivamente. Ma perché? Perché l'SPD effettivamente è molto, molto debole, in questo momento non riesce ad approfittarne. E chiudo dicendo che le elezioni del 2024 ci hanno consegnato comunque un quadro complesso, sostanzialmente imprevedibile. Da un lato abbiamo una cooperazione tra i partiti pro-europeisti che sembra destinata a continuare, sebbene con margini sempre più stretti, forse a singhiozzo. E dall'altro il nuovo assetto del Parlamento europeo e questa strategia che io chiamo a pendolo dei due forni del PPE può da un lato rendere più ardua la costruzione di maggioranze, soprattutto su dei dossier importanti, può contribuire ad alterare gli equilibri istituzionali e può avere anche riverberi a livello domestico. Al centro del gioco troviamo i popolari, che dovranno fare scelte difficili nei prossimi mesi. Io vi ho messo quello che ha detto, penso stanotte, Weber, okay, che ha detto Meloni vuole contribuire a risolvere i problemi. Ormai è chiaro qual è la linea, perlomeno nei confronti della Meloni. Okay? Su questo vediamo se si ferma soltanto, diciamo, a questa collaborazione, a questa apertura alla Meloni. Il Parlamento invece come istituzione dovrà dimostrare di essere in grado di assorbire queste turbulenze politiche senza che sia compromesso il suo funzionamento, e questa è l'unica, diciamo, speranza che abbiamo, perché,
comunque rimane il pilastro della democrazia europea, sebbene in un sistema molto più frammentato. Grazie mille. Grazie Enrico, anche per essere rimasto nei tempi e quindi non ti ho dovuto passare il bigliettino con la minaccia di toglierti il microfono. Rilevo solo che è molto interessante quello che hai detto proprio nell'ultima parte, cioè i riflessi che le dinamiche di Bruxelles possono avere sull'assetto domestico dei singoli paesi, però credo che sia, come dire, un viaggio andata e ritorno, perché anche avere il contrario, no? E nel caso italiano quello si può toccare proprio con mano, cioè la vittoria su Fitto serve forse soprattutto sul piano domestico. Non voglio rubare tempo a... Vado lì perché così muovo. Anna, lo so che sei conosciuta all over the world, ma ti devo presentare. Anna insegna politica dell'Unione Europea. Allora, io riprendo esattamente da dove ha lasciato Enrico, partendo invece dalla dimensione di politica interna e partendo dalla Spagna, perché la Spagna, come vedremo alla fine, ha avuto un ruolo cruciale in questa vicenda della Commissione. Ho organizzato questa presentazione dicendo veramente due cose sul sistema partitico spagnolo, guardando a quelle che sono i risultati e le caratteristiche permanenti delle elezioni europee in Spagna, e poi andando a guardare la polarizzazione che caratterizza la Spagna, perché questa polarizzazione che riguarda sia il centrodestra sia l'estrema destra si è riflessa nelle audizioni per i commissari. E quindi non c'è solo la dimensione europea che influenza la politica interna, ma c'è anche la politica interna che va a peggiorare la dimensione europea. Molto brevemente, la Spagna è un paese che è caratterizzato da due grandi partiti, il Partito Popolare e il Partito Socialista, quindi uno di centrodestra e uno di centrosinistra. È un sistema politico caratterizzato da due fratture, non soltanto sinistra-destra, ma anche la frattura territoriale, centro-periferia. Se non si considera questa frattura che ha dato vita ai partiti nazionalisti, ai partiti indipendentisti, eccetera, non si capisce la polarizzazione spagnola. Negli ultimi 10 anni, quindi fino al 2015, 2015 escluso, quindi fino al 2014, abbiamo avuto un sistema politico ultra stabile, tanto che si diceva che era ancora più stabile del sistema inglese. Fino al 2020 in Spagna non c'è un governo di coalizione, tanto per dare un'indicazione. Dopodiché, grazie anche alla grande recessione, nascono tutta una serie di partiti. Podemos nel 2014, Vox nel 2018 e ultimamente alle elezioni europee nasce SALF, ovvero un partito che si chiama Se Acabò la Fiesta, Finita la Festa, il che già vi dà un'idea di quello che può essere il suo programma. Allo stesso tempo in Spagna si è andata affermando una fortissima dinamica di polarizzazione, prima tra PP e PSOE, quindi tra due partiti, poi tra due blocchi, quindi il blocco di destra e centrodestra e il blocco che riunisce invece la sinistra, gli indipendentisti e i partiti regionalisti. Tanto per darvi un'idea della stabilità del sistema spagnolo, che molto era legato anche alla legge elettorale, qui vedete fino al 2011 il primo partito aveva sempre una fortissima maggioranza fabbricata.
Cosa vuol dire? Vuol dire che aveva delle percentuali di seggi molto maggiori delle percentuali di voti. E quindi abbiamo avuto molti governi di tipo monopartitico, quindi un unicum veramente in Europa. Passando alle elezioni europee, la domanda che noi politologi ci facciamo sempre è: le elezioni europee quest'anno sono state elezioni di secondo ordine? E cosa vuol dire elezioni di secondo ordine? Vuol dire elezioni in cui si vota meno che alle elezioni politiche, in cui i partiti di governo vengono tendenzialmente puniti, perché è l'occasione, è il momento giusto per punire il governo, che tanto c'è sempre un motivo per punire il governo, e i partiti più piccoli tendono a ricevere più voti che non nelle elezioni politiche nazionali. Allora, le elezioni spagnole sono elezioni di secondo ordine? No, le elezioni spagnole non lo sono e non lo sono mai state, cioè con un'unica eccezione, perché è vero che la partecipazione al voto è più bassa che nelle elezioni politiche, ma poi i partiti di governo non vengono puniti, cioè i partiti di governo e di opposizione prendono la stessa percentuale di voto, punto più, punto meno, delle elezioni politiche precedenti. I partiti più piccoli tendono a ricevere gli stessi voti che ottengono alle elezioni politiche. L'unica eccezione è stata il 2014, perché in quel momento, dopo la crisi, la grande crisi, si anticipa un nuovo ciclo elettorale, quindi nascono partiti come Podemos, altri partiti come Ciudadanos vanno alle scendono appunto a livello, scendono in campo a livello nazionale, e quindi quelle sono, è l'unica, diciamo, l'eccezione che conferma la regola. Quindi in Spagna le elezioni europee riflettono o anticipano il ciclo politico. Tenete conto che in queste europee tre partiti, i socialisti, i conservatori e Vox, hanno ottenuto il 78% dei seggi. I seggi sono 61, e quindi voi capite che tutto il resto, anzi ve lo faccio anche vedere, tutto il resto dei seggi è frammentato tra le formazioni minori, la sinistra, le formazioni regionali. Ora, attenzione a una cosa: oltre al Partito Popolare, che è il primo partito col 34,2% dei voti, abbiamo Vox e abbiamo SALF, ovvero la delegazione spagnola ha ben tre partiti che fanno parte di tre diversi gruppi: il gruppo dei popolari per il PP, il gruppo dei conservatori e riformisti Vox, ma poi Vox cambia appena iniziata la legislatura, cambia e va con i patrioti, e questo è molto interessante perché cambia l'equilibrio. I sei deputati di Vox fanno in modo che, passando con Orbán e con Le Pen, Orbán e Le Pen diventano il terzo gruppo del Parlamento europeo e la Meloni e i conservatori e i riformisti diventano il quarto, ma subito dopo le elezioni era il contrario. E poi abbiamo, si accavò la fiesta, su cui nessuno sa niente, perché è un partito particolare nato, pare, per evitare guai giudiziari del suo fondatore, che invece va, entra nel terzo gruppo di destra, che ora non mi ricordo nemmeno come si chiama, poi sono i nazionalisti, l'Europa delle nazioni sovrane, va bene. Quindi questi sono i risultati
delle elezioni spagnole e come riuscite a vedere 2024-2023 vedete che i risultati dei partiti principali sono sostanzialmente simili, non c'è un grosso cambiamento rispetto alle elezioni politiche del 2023. Che campagna elettorale c'è stata in Spagna? Che messaggi hanno mandato i partiti politici, in particolare i primi due partiti? Abbiamo due messaggi completamente diversi. Messaggi polarizzati, capite cosa vuol dire polarizzato? Lo dico soprattutto agli studenti, messaggi molto diversi. Pensate agli Stati Uniti e pensate alla Spagna, ma anche messaggi con diversa attenzione all'Europa. Il Partito Socialista, che vedete da questa parte, ha fatto una campagna su temi europei, ha fatto una campagna sull'Europa, serve più Europa, dobbiamo essere più uniti, eccetera, eccetera. Il Partito Popolare, che vedete da questa parte, invece, ha fatto una campagna completamente centrata su temi nazionali. E qual è il tema nazionale? Il tema nazionale è mandare a casa Pedro Sanchez, cioè una campagna contro il governo in carica, che è il governo socialista di Sanchez. E addirittura con una vena di ironia cattiva, no? Perché come vedete la parola Europa nei due cartelli elettorali del PP non c'è, non esiste, non è contemplata. Dice non lasciare per le elezioni generali ciò che puoi iniziare a fare domenica. Il tuo voto è la risposta, come dire, mandiamo a casa questo governo a partire dalle elezioni politiche. E l'altro cartello, veramente di ironia cattiva, riprende il cuore socialista ma lo rompe e si inventa un cartello socialista, dice faremo il contrario di ciò che abbiamo promesso e tu ci voterai lo stesso, no? Quindi come vedete due campagne orientate in maniera diversa e gli elettori seguono i due partiti su questa vena di polarizzazione. Quello che abbiamo scoperto in una ricerca con un mio collega spagnolo è interessantissimo. Abbiamo scoperto che gli elettori, come vedete, di centro-sinistra si interessano sia ai temi europei che ai temi nazionali. Quindi la domanda è nel momento in cui hai deciso per chi votare nelle elezioni europee, qual è stato il tema per te più importante? A centro-sinistra i temi importanti sono sia i temi europei che i temi nazionali. A centro-destra, come si vede, gli unici temi importanti sono i temi nazionali. Mentre sulla politica europea, che è la riga nera, non c'è nessun tipo di interesse. Quindi non solo una campagna polarizzata, ma una campagna polarizzata che è stata seguita dagli elettori. Qui per i più aficionados ai dati abbiamo delle indicazioni sulla collocazione dei partiti sull'asse sinistra-destra e si vede quanto per esempio Vox si è spostato a destra 8,95 mentre Podemos 2,26, quindi abbiamo una grande distanza ideologica tra gli elettori. Allora, se questa è la situazione, cos'è la polarizzazione spagnola? Allora, la strategia della polarizzazione è stata avviata dal Partito Popolare, quindi non pensate a un conflitto PP-PSOE, fondamentalmente è un conflitto del PP a cui il PSOE cerca di rispondere come può. Ed è una strategia basata sulla distorsione della realtà, sull'assenza di collaborazione sui temi di Stato,
quindi temi come il terrorismo, vi ricordate l'attentato di Atocha nel 2004, temi come la grande recessione, il possibile riscatto delle banche durante la crisi del 2008-2013 o la crisi catalana. I due partiti non collaborano perché il PP non collabora, anzi il PP fa di tutto. Fa di tutto perché i governi socialisti finiscano nel dimenticatoio il più presto possibile. Tutto ciò condito da toni estremisti, catastrofisti, per seminare dubbi tra gli elettori del partito avversario. Se la situazione non fosse già stata abbastanza negativa così, ed è una situazione che va avanti dal 2004, entra in scena Vox. Vox nasce da una costola del Partito Popolare e entra in primo piano nelle elezioni regionali in Andalusia nel 2018. Fino al 2018 in Spagna non ci sono partiti di estrema destra, tanto è vero che si diceva la Spagna non è un paese fatto per l'estrema destra, e questo per due ragioni: per via dell'asse territoriale, per cui abbiamo un'identità spagnola unica, no, abbiamo tante identità a seconda delle regioni spagnole, pensate per esempio all'identità catalana, e questo rende difficile fare un discorso come quello nativista sull'identità, su un'identità spagnola unica. Secondo motivo, il PP è sempre stato un partito molto forte, cioè in Spagna non abbiamo avuto l'erosione dei partiti conservatori come abbiamo avuto in Francia, come abbiamo avuto da noi, eccetera. Il PP è sempre rimasto un partito forte e questo ha bloccato, ha limitato l'ascesa di forze alla sua destra. E poi abbiamo un sistema elettorale che è proporzionale ma ha dei distretti molto piccoli e quindi ha dei costi di entrata molto alti per i nuovi partiti, tant'è vero che i nuovi partiti il più delle volte quando riescono a sfondare sfondano nelle elezioni europee, perché nelle elezioni europee c'è un'unica circoscrizione nazionale e quindi un sistema molto più proporzionale. Con la crisi catalana cambia tutto. Cos'è la crisi catalana? 2017, referendum illegale e nello stesso anno altrettanto illegale dichiarazione di indipendenza da parte dei catalani. Il governo, che in quel momento era un governo del PP, non è in grado di gestire la situazione, vi ricorderete le foto dei giornali con la polizia d'assalto mandata a bloccare i votanti che si recavano ai seggi in Catalogna, e inoltre mozione di sfiducia costruttiva, perché come in Germania e in Spagna c'è la mozione di sfiducia costruttiva contro il governo del PP e insediamento del governo Sanchez nel 2018, e dal 2018 a oggi abbiamo sempre avuto questo governo Sanchez che continua a sopravvivere nonostante non abbia una forza solida in Parlamento. Ebbene, tutti questi fattori permettono a Vox di affermarsi dopo le regionali del 2018. Perché si afferma? Perché Vox chiede di cancellare le regioni, di tornare al centralismo, direi al centralismo franchista, ma non è quello che dice Vox. Difende gli interessi dei nativi. Attenzione, quando nasce Vox non è un partito anti-immigrazione, perché in Spagna non c'è mai stato un problema di immigrazione, perché l'immigrazione è un'immigrazione dal Sud America, quindi stessa lingua, stessa cultura.
Però lo diventa, Vox diventa un partito anti-immigrazione in seguito, ascoltando molto bene i messaggi che vengono dall'estero, e secondo me si studia molto bene i messaggi di Salvini. È un partito fortemente antifemminista, si oppone a quella che chiama l'ideologia di genere, a tutto ciò che riguarda LGBTQ+, e ha una posizione neoliberale a favore di ridurre le tasse, ridurre il welfare, assolutamente contrario a quella che chiama la dittatura verde delle politiche ambientali, e questo si connette con quello che dicevi prima. Quindi ecco che abbiamo una nuova polarizzazione che si somma a quella precedente, ed è una polarizzazione contro il Partito Socialista, contro i partiti regionali, grande campagna contro la legge di amnistia fatta per risolvere il problema e gli strascichi della crisi catalana del 2017, contro gli immigrati. Cosa fa Vox? Vox per un po' governa con il PP in alcune regioni, ma immediatamente dopo le elezioni europee fa due cose, e non a caso questi due movimenti arrivano insieme: abbandona i governi e quindi si pone completamente all'opposizione, e abbandona i conservatori e i riformisti europei e si pone insieme a Orbán e Le Pen. E una delle ragioni di questo spostamento l'abbiamo vista proprio due giorni fa, perché Abascal, che è il leader di Vox, è diventato il presidente dei patrioti per l'Europa, quindi una posizione di tutto rispetto. E così arriviamo alle audizioni dei commissari designati. Non è un caso che sia Teresa Rivera a essere stata attaccata. Io mi sono sentita tutta l'audizione, e sia la posizione dei popolari, sia la posizione dei deputati spagnoli del Partito Popolare, sia di Vox, sono state durissime nei confronti di Rivera. Addirittura hanno portato in aula i loro aiuti al Parlamento europeo perché battessero le mani o meno, facessero la clac, veramente qualcosa che nelle audizioni non si era mai visto. E quindi il Partito Popolare Spagnolo gioca all'interno del Parlamento europeo, portando dentro una dose di polarizzazione. E qui si sono incrociati diversi piani, e con questo concludo. Da un lato il piano nazionale. Al PP spagnolo interessa dar contro al Partito Socialista, e quindi hanno trovato il modo di farlo accusando Teresa Rivera di essere responsabile delle vicende di Valencia, dell'alluvione di Valencia. Ma l'hanno fatto per nascondere le responsabilità del presidente della regione valenciana, che guarda caso è un presidente del Partito Popolare. Quindi vicenda nazionale. Secondo piano, quello che indicava prima Enrico, il Partito Popolare fa un braccio di ferro per mostrare che a questo punto ha la forza per scegliere con chi far passare le politiche, con i socialisti, con i liberali oppure con i partiti di destra, e soprattutto sdogana, come abbiamo visto, legittima i conservatori e riformisti. Ma poi c'è un terzo scontro di tipo politico. Attenzione, Sanchez è il leader dell'ultimo grande partito di sinistra,
centrodestra al governo in Europa, con i socialdemocratici tedeschi che vedono un futuro piuttosto nero alle prossime elezioni. Sanchez è veramente la persona da abbattere in un certo senso. E Teresa Ribera, non a caso, è il vero numero due della commissione, perché unisce questi due incarichi importanti della transizione ecologica e della competizione. Questo conflitto è finito stanotte, è finito con un accordo, ma in ogni caso i popolari hanno dimostrato di avere la forza per fare un po' quello che vogliono, a seconda delle circostanze. Grazie. Grazie Anna per questa relazione che è proprio complementare a quella di Enrico. Questa disinvoltura del PPE credo che debba un po' suonare l'allarme per noi poveri europei, perché insomma non sappiamo come, dicevo, questa capacità del PPE di giocare su più tavoli dovrebbe essere allarmante per l'Europa o no? La prima domanda che faccio a voi. La seconda domanda a te Anna, ma soltanto per chiederti, tu hai detto che il PPE fino a pochi anni fa non ha mai avuto una formazione a destra, perché evidentemente il paese respingeva questa cosa, oppure forse perché il PPE poteva essere talmente grande come partito e talmente accogliente da evitare formazioni di destra. Ti volevo chiedere se questo è legato alla storia del paese, se questo, insomma, e che cosa si è rotto allora, come mai è nata una formazione come Vox? Era veramente una curiosità di carattere quasi personale. Ma allora, io ho cercato di argomentare perché secondo me questa, anche questa strategia che chiamerei di brinkmanship, nel senso che è quasi cerca di testare in questo momento, non ha preso una decisione per una o per l'altra, ma cerca quasi di testare quanto può spingersi da un lato, dall'altro. E io la trovo molto pericolosa per le tre ragioni. E sì, chiaramente indebolisce il Parlamento, indebolisce, secondo me potrebbe anche scoppiargli in mano, e indebolisce sicuramente la maggioranza Ursula. Forse una cosa, ma forse su questo potremmo chiedere anche ai nostri ospiti del prossimo panel. Io vorrei sapere ad esempio la relazione tra Weber e la von der Leyen. Non ne sappiamo che c'è questo dualismo all'interno del Partito Popolare Europeo. E sappiamo anche che la von der Leyen, cioè Weber, ha un conto aperto con la von der Leyen, perché fondamentalmente l'ha sostituito, no? Come gli ha tolto la possibilità di diventare presidente della commissione del 2019. Poi, diciamo, non è che gliela tolto, gliel'hanno permesso, era lo spizio in candidato. E lei l'ha scavalcato. Esattamente. E quindi ecco questa sorta di tensione tra i due, secondo me, la dice molto su quella che è la. Sì, niente, per quanto riguarda il Partito Popolare. Quello che cambia è proprio la crisi catalana. Quando dicevo prima non si capisce la Spagna se non si considerano due cleavage, nel momento in cui la Catalogna minaccia di staccarsi dalla Spagna, di diventare uno Stato a sé, e i popolari non riescono a gestire la situazione, nasce una forza a destra che dice: sai che, ma noi le regioni le cancelliamo, e trova
sostegno popolare su, quindi non c'è una resistenza quella questione. No, perché c'è una parte della popolazione spagnola che evidentemente è d'accordo con questo. Allora, io ringrazio i colleghi, sono stati veramente illuminanti. Sorina voleva fare una domanda. Sorina, perdonami. No, volevo chiedere, in realtà, Enrico, ma un po' anche Anna, noi presentiamo quasi sempre sia i partiti sia i gruppi parlamentari come essendo molto omogenei. Però se guardiamo per esempio alla precedente legislatura del Parlamento europeo, vediamo che gli SIAR, i partiti, in particolar modo Fratelli d'Italia, già votava molto con il Partito Popolare Europeo e anche all'interno, diciamo, dei vari partiti, anche suppongo anche i partiti spagnoli, non c'è tutta questa unità, e volevo chiedervi se potevate lavorare un poco su queste dinamiche che dipendono un po' dalle divisioni interne ai partiti o ai gruppi parlamentari su posizioni che possono riguardare anche l'Europa, anche le collaborazioni. La Spagna, il Partito Socialista è tutto in blocco, segue in blocco per ora Sanchez, la stessa cosa possiamo dire anche sul Partito Popolare? Allora, velocissimamente, come ho detto, non è il problema che si trovino occasionalmente delle convergenze trasversali tra più gruppi, questo è sempre stato all'ordine del giorno in Europa, okay? Non c'è una maggioranza, un'opposizione diciamo fisse. La questione è che succede, e questa è una novità se vogliamo, nel scenario europeo, che su alcune proposte ci sia proprio una, diciamo, una riunione. Un accordo con i popolari su questi temi, o almeno loro comunque rimangono su questo stato di ambiguità e sono pronti come tranquillamente ad andare, diciamo, a separarsi, a frammentarsi nel caso in cui poi non riescano a tornare nelle loro capitali e dire ho guadagnato qualcosa per voi, per il mio paese. Quindi ecco, per questo dico, non è veramente una politica che deve essere capita e interpretata, e probabilmente ancora necessitiamo di ingredienti, cioè dobbiamo capire che cosa si sono detti, che cosa si dicono in queste stanze, in questi dietro le quinte. E effettivamente, però hai ragione. Eh sì, i gruppi sicuramente non sono sempre uniti. Per esempio, leggevo, non so se la cosa cambierà, che i socialisti e democratici che voteranno a favore della Commissione vedranno in realtà la delegazione belga, austriaca, olandese e i partiti scandinavi comunque votare contro. Per quanto riguarda la Spagna, lavorare sulla Spagna è molto facile, perché poiché il sistema elettorale funziona a liste chiuse, di solito si eseguono gli ordini del partito se si vuole essere rieletti, se no si può anche, ma di solito fanno quello che gli viene. Grazie di nuovo. Con una puntualità che il Presidente sono certa apprezzerà, passo il
tavolo al Presidente e ai relatori. Grazie ancora. Grazie ancora.